Il noto artista aquilano Giancarlo Ciccozzi espone a Roma le proprie opere nella seconda edizione di Caput Mundi d'Arte Roma 2019, il premio d'arte contemporanea internazionale che vede artisti provenienti da tutto il mondo esporre in un luogo unico come Palazzo Ferraioli, dimora storica ed istituzionale proprio di fronte a Palazzo Chigi, nel pieno centro di Roma, in Piazza Colonna. Una mostra che punta a valorizzare il patrimonio artistico contemporaneo attraverso un dialogo costante con la storia e l'attualità. Ciccozzi è stato fortemente voluto dal noto gallerista Armando Principe ad esporre uno dei palazzi più importanti di Roma, portando la sua peculiare arte informale. Un'arte che lega imprescindibilmente la materia del concetto di tempo all'antico, rivisitato da una collezione quasi rivoluzionaria che lo rende unico, attuale, contemporaneo. I critici di livello internazionale come Rosario Spolvieri, Jean Balcherat, Maurizio Vitiello, a partire da Vittorio Sgarbi, parlano ormai positivamente dell'artista abruzzese che riesce a muoversi con estrema disinvoltura e successo dal suo umile laboratorio aquilano fino ad arrivare a grandi mostre internazionali come quella allestita in questi giorni a Palazzo Ferraioli. Giancarlo Ciccozzi, noto per le sue esposizioni personali anche all'estero, analizza con metodo rigoroso e viscerale, quasi scientifico, i processi di trasformazione della materia. Le sue opere mostrano proprio questo, il metodo in cui ogni atomo, ogni molecola, partecipa a quell'infinita metamorfosi che è la vita. Lui esalta sempre e comunque la poetica della materia che accompagna la vita dell'uomo, non abbandonando mai il concetto del bello e dell'estetica. L'evento, che è stato inaugurato il 15 giugno con ospiti d'onore come Tony Esposito, musicista e amante dell'arte, il marchese Giuseppe Ferraioli, Rosario Spolvieri del MIBACT, Armando Principe e Veronica Nicoli, terminerà il 22 giugno con una presentazione del libro del famoso pittore Ennio Calabria. Ciccozzi, artista quotato a livello internazionale, collabora con Prince Group e Prince Art Casa d'Arte del gallerista Armando Principe e Artetra Association, la cui presidente è Veronica Nicoli. Indiscrezioni annunciano un'importante esposizione in Francia, in uno dei luoghi sacri dell'arte contemporanea internazionale, mentre a breve parteciperà al 46esimo premio Sulmona, presieduto da Vittorio Sgarbi. È stato il professor Maurizio Vitiello che lo ha fortemente voluto nell'importantissima mostra abruzzese, anche vedendo il clamoroso successo dell'esposizione a Palazzo dell'Emiciclo.